l'amministrazione provinciale ha il dovere di affrontare questo problema. Ha il dovere di affrontare questo problema non partendo dai giovani, perché se partiamo dai giovani significa volerli prendere in giro ancora una volta, volendo fare solo campagna elettorale sui giovani. Io a questo gioco non ci sto nel modo più assoluto. Noi dobbiamo partire da un dato imprescindibile. Dobbiamo affrontare questo problema con grande determinazione, che è il problema della crisi vera che esiste in questa provincia. Una crisi che sta mordendo tutti, sta mordendo posti di lavoro in questa provincia, tant'è che su Sole 24 Ore di ieri c'era anche il caso, finalmente a livello nazionale è arrivato il caso della Videocon e della Ideal Standard. Stiamo perdendo 4-5 mila posti di lavoro e sono cose importanti che l'amministrazione provinciale deve guidare, tant'è che abbiamo, caro Assessore Colucci, dopo l'inizio di quella marcia iniziata il 21 settembre stiamo convocando per lunedì un consiglio straordinario, un consiglio provinciale straordinario per affrontare questo grande tema. Forse per la prima volta nella storia un'amministrazione provinciale tenta di guidare un processo che va guidato nella giusta direzione attraverso questi strumenti che la legge ci mette a disposizione, degli strumenti straordinari per ridare speranza ai nostri giovani. Allora un'analisi seria, attraverso un confronto e un sereno dibattito per lavorare sulle infrastrutture vere in questa provincia. Per troppi anni si è parlato di infrastrutture, per troppi anni si è parlato di chiacchiere solamente senza fare nulla. Ogni campagna elettorale ritornano le grandi infrastrutture. In questi giorni sentivo parlare anche di altre iniziative molto importanti, però queste iniziative che si fanno si devono portare avanti con grande determinazione. Voi avete un grosso problema qui, anche il vostro sindaco mi ha sollecitato un'iniziativa in questa direzione, che è la Sora Fondi Ceprano, ma non può essere utilizzata solo in campagna elettorale. Questo problema va affrontato con grande determinazione, va affrontato trovando il soggetto attuatore, perché solo attraverso la realizzazione di queste grandi infrastrutture noi possiamo creare una vera ricchezza e possiamo rendere questo territorio appetibile, un territorio che deve avere anche l'abbattimento del digital divide, perché in questo territorio c'è una arretratezza paurosa anche sotto l'aspetto della comunicazione. Allora, che interesse ha un'impresa a venire in questo territorio? Che interesse può avere un'impresa a collocarsi nei nostri importanti distretti industriali se la classe politica non è in grado di affrontare e attrezzare il territorio? Allora vogliamo parlare di giovani. I giovani da noi ci chiedono posti di lavoro, i giovani a noi ci chiedono certezze, i giovani a noi ci chiedono un futuro sereno, perché rispetto alla nostra generazione, che abbiamo avuto anche la fortuna di trovare un posto di lavoro fisso, oggi, cari amici, il posto di lavoro fisso non esiste più, ce lo dobbiamo togliere dalla testa. Però dobbiamo offrire ai nostri giovani anche l'opportunità di fare un'impresa, perché oggi sta diventando difficile anche aprire una partita IVA. Oggi anche il popolo delle partite IVA ha difficoltà, perché non trova un territorio attrezzato, caro senatore e caro onorevole Pallone, per poter allocare un'industria e poi dare la ricaduta economica su questo territorio e dare una risposta ai nostri giovani. Come vedete, tutto il cerchio si chiude attraverso che cosa? Attraverso la creazione dei posti di lavoro, attraverso la ricchezza, attraverso le infrastrutture.